Pace e bene. Sono un mistero a me stesso. Seguiamo Padre Pio, che ci precede, nel senso più bello del termine, e direi raccogliamo insieme a quel profumo di santità, profumo che talvolta noi sentivamo, che si spandeva dalla sua persona, raccogliamo insieme a quel profumo anche quella perfetta somiglianza di Padre Pio con il Figlio di Dio. Parlo di una somiglianza di santità, non di natura. E allora Padre Pio può dire di essere un mistero a se stesso perché Gesù va operando nella sua anima cose grandi, tante e tali che egli stesso non sa raccapezzarsi a tenerle in mano, gestirle umanamente. Mi fa un po' pensare al Magnificat della Madonna. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Le generazioni future mi chiameranno beata e Padre Pio anche ora, per bocca stessa della Chiesa, lo chiamiamo beato e santo, perché ha saputo utilizzare, tesorizzare tutto quello che di cielo scendeva nella sua anima. Allora vogliamo commentare la seconda invocazione del Padre nostro. Sei nei cieli. Gesù ci fa alzare gli occhi verso la sorgente della vita, che è il Padre. E non possiamo immaginare, e quindi non ci invita ad immaginare il Padre che sta a camminare sulle strade del mondo o sta nascosto dentro qualche palazzo di questa terra. Il Padre che è nei cieli significa dunque che è fuori del tempo, al di sopra del tempo, non è, come si dice, da circondare da nulla, nulla lo può così limitare, lo può racchiudere. È immenso, l'immensità è il cielo. Ecco, l'idea dell'immensità di Dio ci viene già pronunciando queste parole. La forza dell'uomo che vuole accogliere i doni di Dio si dimostra proprio in questo tendere verso il cielo. Insomma, direi che le braccia diventano ali, che la ragione diventa una luce speciale e anche tutta l'energia umana viene come a passare al servizio del regno di Dio, della volontà di Dio. Quindi ognuno di noi, sapendo di essere stato creato dal Padre, volentieri esprime queste parole «Sei nei cieli», mettendole lì, dove Gesù le ha messe, a guardare in alto. Io, commentando il Padre nostro, dico, per riferirmi a questa espressione, «O Padre, sei lontano tu da noi, noi siamo come frecce nella mano accanto all'arco teso per il colpo. Ci spegneremo a terra senza traccia o colpiremo a morte lì morendo. Il sole del mattino ci sorride, ci fa mirare coi raggi le distanze, ci fa guardare dentro oscure valli, ci fa toccare con mano ardite vette, di là dal mar ci fa vedere le sponde. La nostalgia del giorno che declina afferra come morsa il nostro cuore e se possiamo dare corso al pianto, diciamo a quelle lacrime segrete, voi siete come i giorni di mia vita. Ciò che è terreno scorre, va via, passa. E allora incomincia la nostalgia, il rimpianto, il dolore, la tristezza. E noi torniamo invece dal Padre che è nei cieli. O Padre, dove sono questi cieli?
gli domandiamo. Noi ti bramiamo sempre al nostro fianco, vogliamo dirti queste nostre gioie, vogliamo dirti queste nostre pene, vogliamo gettarti al collo queste braccia. Bisogno di stringere il Padre, e mentre tale grido ti rivolgo, la voce tua risponde più vicina. Mi dice con struggente tenerezza: ho trasferito il cielo nel tuo cuore, l'amore mio lo vuole, sei nei cieli. La grazia ci trasforma già in creature non solo adatte per il cielo, ma pronte per il cielo. E allora noi riprendiamo questo discorso così, direi di tono più biblico, e andiamo a vedere. Quando Gesù dice «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli», a cosa ci vuole invitare? Alla perfezione dell'amore e alla perfezione della carità. L'amore è il verticale della carità, ci porta verso l'alto, verso i cieli, verso il Padre che è nei cieli. La carità è l'amore, per amore di Dio, in orizzontale, verso quegli uomini, quelle donne, lontani e vicini, che il Signore ci ha dato come fratelli, da amare, da stimare, da perdonare, da aiutare, da incoraggiare e, se necessario, da istruire. Ed ecco allora che cominciamo a capire meglio le parole di Gesù, che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, voi che siete stanchi, io darò ristoro alle vostre anime. La prima sensazione che l'anima prova quanto si avvicina a questo Padre Celeste e a questo Figlio del Padre Celeste è proprio il senso di sollievo, di ristoro dello spirito. Poi il gaudio, che ancora di più è un raffinato motivo di esultanza, di gioia, proprio quel gaudio che godono i santi in cielo e gli angeli di Dio. La pace ci viene consegnata, questa realtà, direi ormai dopo il peccato, più divina che umana, perché è una pace non di spade che si fermano, di cannoni che non sparano più, di eserciti che non vanno più a cozzarsi e scontrarsi, ma è la mano di Dio tesa verso la mano dell'uomo, il cuore di Dio ricercato dall'uomo perché possa diventare quasi una cosa sola col cuore dell'uomo. Proprio come dice Gesù, il Padre e io siamo una cosa sola, così a questa perfezione porta l'amore del Signore e la pace del Signore. Le consolazioni, ma certo, una volta che siamo vicini a questo Padre del Cielo, le consolazioni sono quelle celesti e le cerchiamo. Come no? Padre Pio mai avrebbe detto: Signore, dammi l'estasi, però sta di fatto che quando usciva dall'estasi diceva che è brutto vivere in questo mondo. Questo mondo della terra, non quello del cielo, dove invece si trovava a godere quando godeva la contemplazione del Padre Celeste, l'estasi verso il Padre Celeste. Quindi possiamo a questo punto capire Pietro, che sul Tabor dice, dopo aver assistito alla grande visione di Gesù, Mosè ed Elia, dice: com'è bello, è bello per noi stare qui, è bello stare vicino al Padre dei Cieli, vicino al Figlio che ci è venuto qui per portarci nel cielo. E allora ciò che non può essere celeste lo dobbiamo scartare, ciò che la terra non può esprimere mai e lo dobbiamo considerare della terra. Noi non possiamo fare l'errore che ha fatto il figlio il prodigo, giovane, è andato a spendere tutto quello che aveva, si è goduto la vita, però è rimasto lì che non poteva neanche mangiare
le ghiande che mangiavano i porci. Così è, quando l'uomo volta le spalle al Padre del Cielo, va verso il peccato, incomincia ad avere la tortura del vuoto, della fame, della disperazione. Quasi rischia di fare quello che alla fine ha fatto Giuda. Avendo rifiutato Gesù, è andato incontro alla morte disperata. Una volta fecero un'intervista a Gagarin, dopo il suo viaggio nello spazio, e uno dei giornalisti gli chiese: «Hai visto Dio lassù?» E lui, con un sorriso smorfioso, ha risposto: «Veramente no, non l'ho visto io. Io non c'ero in quell'assemblea di giornalisti, altrimenti avrei detto: ma senti, tu che credevi di trovare un pezzo di pietra, un piolo, un chiodo, un martello lassù, una falce, come Dio? Dio è purissimo spirito. Dio ha dato vita a tutto quello che tu hai visto e tu hai sfruttato anche per arrivare lassù l'energia che Egli ha creato. Se avessi avuto fede in Lui, l'avresti riconosciuto in tutto questo». E la scienza, infatti, quando non riconosce Dio alla radice di ogni nostro progresso, di nostro, come si dice, miglioramento di mezzi umani, finisce male. Io ricordo Zichichi, un giorno a San Giovanni Rotondo, ci parlò a molti giovani, e c'ero anch'io seduto vicino a lui. A un certo punto ha detto: «Beh, tante cose ve le ho dette, tante altre ve le potrei dire, ma mi fermo a dirvi solo una cosa. Se mai sentirete uno che viene a voi e a dirvi che è uno scienziato e vi dice che in nome della scienza Dio non esiste, siate sicuri che non avete davanti uno scienziato». Perché? Perché Dio lo scopriamo come quel vecchio eremite che camminava lungo il sentiero del bosco e toccava con la punta del bastone il fiorellino, il filo d'erba, e diceva: «Sì, t'ho capito. Qualcuno che sentì pensò: ormai questo si è ammattito. Invece quello voleva dire: tu mi parli di Dio, tu mi fai un discorso di cielo, io t'ho capito e vado verso quel Dio, desidero quel cielo. Che meraviglia! Allora facciamo festa con i santi, facciamo festa che Maria, la madre di Gesù, la sposa dello Spirito Santo, questo meraviglioso pezzo di cielo che è passato sulla terra ma non ci ha lasciati orfani, come Gesù stesso disse: non vi lascerò orfani. È bello credere, è bello sperare, è bello amare. È bello sempre avere davanti agli occhi il cielo col Padre che ci ama sempre. Pace e bene».